Buonasera a tutti. In occasione del 30° anniversario di Blade Runner, siamo lieti e onorati di ospitare questo pomeriggio Rutger Hauer. Interverranno con lui Stefano Scauri, Managing Director di Warner Home Video, Andrea Francesco Berni, direttore di BadTaste.it, e traduce Cristina Capuozzo. Buonasera a tutti, non mi sento. Buonasera, funziona? Buonasera a tutti, grazie, sono Stefano Scauri, grazie per essere venuti, sarò velocissimo perché di fronte a un personaggio così famoso bisogna solamente lasciare parlare lui. È un signore che ne ha viste tante di cose. E come forse voi tutti saprete, quest'anno è il trentennale di questo fantastico film ed è incredibile pensare che un film dopo 30 anni sia ancora così attuale. Il film inizia con Los Angeles 2019, quasi siamo arrivati al 2019 e insomma siamo qua. Warner, che ha la fortuna di distribuire, la Warner Bros, che ha la fortuna di distribuire questo straordinario capolavoro del cinema, ha deciso di celebrarlo con un cofanetto che uscirà in Blu-ray, che uscirà il 21 di novembre, dove ci saranno tutte e cinque le versioni del film. Come sapete, il film ha avuto una storia molto lunga, l'ultima versione è stata rilasciata nel 2007 in occasione del 25° anniversario del film, è stata presentata a Venezia con un grandissimo successo. Rutger Hauer aveva fatto un red carpet a mezzanotte con tantissima gente, è stata una cosa emozionantissima, e oltre a questo avremo una galleria con oltre 1000 immagini e un documentario sul film altrettanto bello, che è una lezione di cinema. Io non aggiungo altro e lascio la parola al nostro ospite, grazie ancora. Io la parlo ovviamente da giornalista, ma anche da grande fan di Rutger Hauer e di Blade Runner. E la prima domanda che volevo porre a Rutger è: Blade Runner ha cambiato la storia del cinema di fantascienza, Ridley Scott l'ha cambiata sicuramente, in quegli anni ha creato una serie di film, Alien, Blade Runner, che hanno cambiato il cinema di fantascienza, e sono passati 30 anni e la fantascienza ha compiuto molti passi in avanti, sia il cinema sugli effetti speciali ha fatto dei passi molto avanti. Volevo sapere da lui innanzitutto cosa ne pensa di quanto è cambiata la fantascienza oggi e che cosa manca di quello che ha Blade Runner ai film di fantascienza di oggi, il segreto, diciamo. Is it a nice question? I don't know the answer. I haven't seen enough science fiction to even justify any thought on this. You know, it's very strange. I work a lot like it, but when I
have time off. It's not the first thing that I do to go see a movie. I know that's terrible. Sembra davvero incredibile perché ho girato diversissimi film, però nel mio tempo libero diciamo che la mia priorità non è andare a vedere film di fantascienza, quindi purtroppo non ho sufficiente materiale per poter dare una risposta sufficientemente supportata, ecco, alla sua domanda. I did ask for a piece to write on and a pen. Is this it? Because my memory sucks. And it's really weird because sometimes I start answering a question and halfway I go, where? And we were stuck in an elevator for half an hour today. I've never done that before. It's something you should do if you have some time. It was a small app. Oggi c'è stato questo evento un po' particolare, siamo rimasti chiusi in un ascensore in cinque, la sottoscritta, il signor Auer e altre tre persone. Dice che insomma è stata una cosa che non aveva mai sperimentato, che bisognerebbe farlo, di restare chiusi per 25 minuti in un ascensore. The firemen were like full gear, very beautiful, helmets, everything, axes, everything. E i pompieri erano davvero in tenuta perfetta, non gli mancava nulla, quasi personaggi da film, proprio lì pronti. I asked them for an autograph and they wanted mine. Io ho chiesto un autografo, ma sono stati loro a volere il mio.